Salema y Cayalami. Y lo no lo sé. Hambenami. Sumangishilana. Jerusalema. Essendo alla porta probatica, era chiamata della Madonna probatica, perché qui la chiesa di Sant'Anna è il luogo che venera la nascita di Maria. Alla piscina probatica Gesù incontrò un paralitico che aspettava che si agitassero le acque per poter guarire. Ora scenderemo al martirio, che è il luogo forse dell'incontro tra il paralitico e Gesù. Jingle bell, jingle bell, con la slitta va per il mondo ad annunciar la notte di Natale. Jingle bell, poi si fermerà. Siamo a Betesda, dove c'erano le piscine e dove Gesù ha fatto anche un famoso miracolo. La piscina probatica col miracolo di Gesù. 15 agosto, festa dell'Assunzione a Gerusalemme. È commossa la devozione dei fedeli che in questo giorno pregano proprio nel luogo in cui, secondo un'antichissima tradizione, Maria fu assunta in cielo. I Vangeli raccontano che questo è il luogo preferito da Gesù. Di giorno insegnava nel Tempio e di notte pernottava all'aperto nel Monte degli Olivi. Ecco qui, siamo ai piedi del Monte degli Olivi, in quel podere chiamato Getsemani. Gerusalemme. Guarda, vedi? Nazareth. Torniamo a casa. Oh,
y callar a mí. Y lo no lo sé. Hambenami, suman y shilana. Da uyami, alikolana. Buso a mí, aukolana. Y lo no lo sé. Oyami, alikolana, buso a mi, aukolana. Kilo no lo sé, suhamdina mi. Kilo no lo sé, kilo no lo sé. Siamo qui nella piscina di Silo e che è stata riscoperta soltanto nel 2004. Sappiamo che è stato il re Ezechia nel VII secolo prima di Cristo che ha fatto scavare sotto l'Ofel un canale per portare l'acqua del Gion, l'unica sorgente di Gerusalemme, qui a Siloè. La guarigione del cieco nato. Gesù incontra un cieco nato e per guarire fa del fango, spalma il fango sugli occhi e gli dice va a lavarti alla piscina di Siloè, che vuol dire il mandato. Il cieco arriva qui, si lava e vede. Dal 1948 il Cenacolo è in mano al Ministero degli Affari Religiosi che ne regola l'accesso a turisti e pellegrini. Luogo dell'Orto degli Ulivi, dove appunto la tradizione dice che Gesù insegnò
ai suoi apostoli la preghiera del Padre Nostro. Ha detto il Padre Nostro nel suo aramaico con accento sirio. Il ricordo di Gesù è particolarmente legato al Monte degli Ulivi, sulla cui sommità la tradizione cristiana fa memoria dell'ascensione di Cristo. Let's go.